Tutto per gli aggiornamenti, la seconda parte della rassegna stampa con Roberto Vicaretti. Grazie Lorenzo, subito a Milano dove al momento c'è solo Natascia. Ciao, buongiorno Natascia. Buongiorno Roberto. Che Filippo sì, è a Bruxelles, momento... giusto? Bravo, bravo, infatti Filippo è a Bruxelles e infatti io vicino a me il fantasmino che potrebbe essere il fantasma delle larghe intese, potrebbe essere il fantasma di Filippo Solibello o potrebbe essere il fantasma di Gianfranco Fini, perché anche nel PDL c'è qualcuno che ha scoperto il metodo boffo e quindi si ricorda che chi si mette contro Berlusconi fa una brutta fine. Perlomeno politicamente, diciamo, perché Fini è decisamente abbastanza sparito dopo essersi scontrato duramente con Silvio Berlusconi. Non so, quale dei tre scegli, Roberto? Quale identità diamo al fantasmino? Quale vedi messo peggio? Guarda, diciamo Solibello, vai, così me la cavo tranquillamente, ma segnalo Brambilla e Campi dalla Stampa e dal Messaggero, proprio su quanto dicevi te, sullo spettro, il fantasma di Gianfranco Fini, o meglio di farla fine che ha fatto Gianfranco Fini per aver detto no a Silvio Berlusconi, per essersi smarcato da Silvio Berlusconi. Sì, infatti stavo leggendo proprio il pezzo di soprattutto di Brambilla sulla Stampa e poi avevo letto anche stamattina quello della Milella sulla Repubblica, che giustamente dice anche a destra hanno scoperto il metodo boffo. Quindi la notizia è che il metodo boffo c'era, non ce lo siamo inventato. Parlo di categoria generale, noi giornalisti. Voi insomma. Di Caterpillar e IEM, siete stati voi? No, assolutamente no. E, stamattina, Roberto, abbiamo sentito il direttore del TG La 7, Enrico Mentana, e mai come oggi era l'ospite giusto al momento giusto, perché proprio La 7 gli era trasmesso quella telefonata. Mentana è più propenso a pensare che si trattasse di, come è vero, una conversazione privata e quindi la polpetta fosse diretta. Certo. Fatta diciamo, una conversazione privata fatta a microfoni aperti e col viva voce attaccato. Giusto? Esatto, quindi contro Berlusconi, perché lui dice insomma è vero che sembrano veleni di Berlusconi sul Quirinale, ed è così, il Quirinale ha risposto per le rime dicendo che sta delirando e Berlusconi ultimamente sta raccogliendo un po' troppe definizioni di delirio da più parti, però effettivamente verrebbe da pensare che le cose nel PDL stanno messe molto molto male, se addirittura c'è un parlamentare che si prende la briga, si fa venire l'idea e poi la attua di chiamare un giornalista e di registrare una conversazione privata con un uomo che dorme così poco da così tanti giorni che povero uomo non sarà sano di mente, lucido come al suo solito, no? Non mi trascinare su queste cose, vabbè. Ha parlato Giorgio Napolitano, ha definito Giorgio Napolitano quel passaggio. Un delirio. Certo è che la situazione nel PDL la fotografa Massimo Franco stamattina, sì. E dice se il dibattito è che parla uno e gli altri ascoltano, ci dà anche il metro della situazione che c'è all'interno del partito del Popolo della Libertà o della Nuova Forza Italia, insomma. Però non so se scommetterei sul voto contro Enrico Letta mercoledì. Ma è vero che leggere che è stato zittito Fabrizio Cicchitto fa abbastanza impressione, cioè vederselo lì che alza la manina come a scuola e dice scusi, scusa Presidente, e lui gli dice vabbè andiamo a cena insieme. E sì, Massimo Franco l'ho letto anche io, c'era anche ieri con Dario Franceschini da Lilli Gruber, e il caos è grande. Sempre Mentana sostiene che è difficile pensare a una scissione dentro il PDL pro Letta, quindi più probabile una scissione per andare poi tutti al voto e quindi andare incontro ai desideri che sono andare espressi. Incontro al destino Fini. Sì, esatto. Cioè, prenderlo proprio di petto. Esatto, no, ma, esatto. Io devo dire che la manovra, quella più almeno, il tentativo più serio in corso è quello tra Lupi e Mauro, questo dialogo benedetto anche da CL, Repubblica ne scrive molto bene stamattina e quel che scrive Avvenire e quel che scrive Osservatore Romano, insomma ci dicono che c'è una componente cattolica che delle istituzioni, dell'opinione pubblica che non vede proprio bene questo ritorno a Forza Italia, questa nuova crisi di governo, mettiamola così, via.
Sì, la Repubblica è dovuto sfogliarla un po' prima di arrivare a quelle pagine, perché oggi sembra un giornale che si occupa d'altro, diciamo, perché ci sono le prime tre pagine. È capitato spesso, sì, ma no, per meriti, perché voglio dire, intervistare il Papa non è cosa semplice. Certo. No, assolutamente. Non essendoci oggi Filippo, ma essendoci il fantasma di Filippo Solibello, c'è anche il fantasma idealmente del telefono e quindi del nostro collegamento satellitare con attraverso l'Unione Sovietica, con una delle nostre redazioni, con le X News di Cinzia Poli. Sì, grazie Natasha, grazie della linea. Oggi abbiamo le Ma News. Anche notizie in sospeso sarebbero queste Ma News. Anche la cancelliera Angela Merkel è preoccupata per la crisi in Italia. Paura che veniamo tutti a vivere in Germania, eh? Il cavaliere tira dritto. Chi non è con me è fuori. Ma è già ai domiciliari? Ma no. Maria Stella Gelmini ha twittato: con Forza Italia costruiremo ancora e più di prima la casa dei moderati. E ci saranno anche il vulcano e il mausoleo? Un aereo dell'Alitalia è atterrato a Fiumicino in emergenza senza carrello. L'avevano già comprato i francesi? Ma news, notizie che, vabbè, boh, chissà. A voi la linea. Roberto, se io ti faccio una domanda, visto che mi ha raggiunto il giudice Marco Ardemagni, perché anche oggi alle 10 c'è l'appuntamento su Radio 2 con la seconda parte di Caterpillar AM, la sfida, quindi... Visto che alla toga vi dico che noi abbiamo Antonio Di Pietro ospite stamattina. Ecco. Ah, meraviglioso! Beh, ti sta augurando, anzi scusi giudice, le sta augurando, no, le sta augurando una lunga e proficua carriera politica, ovviamente, Di Pietro. Cioè, si sta pesando già lo step successivo. Già, e bisogna sempre avere un piano B, Ardemagni. Esatto. Se io ti cito un titolo, Roberto, dicendo una fazione tiene in scacco l'intero paese, di che paese stiamo parlando? È sui giornali di oggi. Una fazione tiene, orca miseria, mi fai fare una figuraccia. Non l'Italia, dai. Non bravo, però uno si consola in certi, no, degli Stati Uniti, perché certo, c'è tutta la discussione sulla spesa dell'amministrazione pubblica e sulla discussione sul timore della via sanitaria. La via sanitaria al socialismo. Esatto. Obamacare, che rischia di essere il nuovo alibi per lo scontro tra repubblicani e democratici. No, lo dicevo perché in certi momenti leggere che anche insomma un paese come gli Stati Uniti viene tenuto in scacco sotto ricatto politico da sì, lì però c'è una riforma sanitaria storica che un paese aspetta da decenni, qua qualcosa però meno. Sì, però ti ricordi anche l'estate del 2011 successe la stessa cosa, per le riforme volute da Obama, però si andò vicinissimo al default tecnico. Vogliamo fare lo shutdown anche qui? Chiudere le luci, chiudere le telecamere. Allora io ho un po' di così, in attesa della sfida delle 10, io come giudice arbitrario ho già deliberato nel corso della notte. Ce l'hai già deciso prima come va a finire? Beh, no, non della sfida, ma sulla scena politica italiana, politica e non solo. Ha fatto riaprire la camera di consiglio, Ardemagni. Ah, esatto. Allora, intanto c'è Enrico Cucchiani, l'amministratore, l'ex, ormai ex amministratore delegato di Intesa San Paolo. Cioè, la sua buona uscita è calcolata da 3-6 milioni del Sole 24 Ore fino a 7 dal Fatto Quotidiano. Guardi che è in linea con la buona uscita di tutti noi comunque. Media del paese, di tutto il paese sommato. Ecco. Allora, lui verrà condannato, visto che resta ancora 6 mesi in azienda, non più come AD, ma deve maturare i requisiti della pensione. No, deve prepararsi al dolore di andarsene. Certo. Quindi lasciargli un tempo così. Sì, come farebbe però anche lui senza pensione, poverino. Allora, viene condannato a ricaricare tutti i bancomat. Quando arrivi al bancomat e non c'è, visto che è 6 mesi in azienda con la macchinetta, prende la sua. Poi allora il misterioso personaggio del PDL, sì, quello che ha fatto sentire la telefonata a Formigli. Vabbè, ma era un caso, era lì, cioè passava a trovare un giorno, condannato anche lui. Non si fanno sentire le telefonate private. 7 giorni di filato, perché sapete che il governo adesso ha 7 giorni, si sente 7 giorni di telefonata con Berlusconi di seguito. Poi gli elettori del PDL cosa hanno fatto? Si sentiranno, visto che non è stato fatto parlare Cicchitto, è colpa anche loro che hanno voluto questo stato delle cose. Cicchitto telefonerà a casa di ognuno di loro, così potranno sentire direttamente la voce di Cicchitto. È l'ultima condanna per i lettori di Repubblica. Cosa hanno fatto anche i lettori di Repubblica? Beh, domenica la messa cantata invece che Scalfari la farà direttamente Bergoglio, anche se, quindi l'editoriale di Bergoglio, anche se c'è un problema. Bergoglio, allora, Ezio Mauro sta a Scalfari, sì, come Bergoglio sta a Ratzinger.
No. Beh, amici, beh, è così. Ratzinger è papa emerito, ha fatto un passo anche indietro. Ma che è direttore emerito. Sì. Allora, ma soprattutto Ratzinger non è il fondatore, sì. Dai. Sì, esatto. Beh, allora, per me però l'intervista deve essere Ratzinger, Scalfari e Bergoglio dovrebbe intervistarlo Mauro. Invece Ratzinger ha risposto Oddi Freddi, non va bene, esatto. C'è ragione. Non va bene, è tutto sbagliato. Esatto. Tutto da rifare, come direbbe Bartali. Ma secondo me potrebbe uscire una nuova intervista di Ratzinger, perché hanno cambiato. Beh, la notizia dello IOR invece è bella, Roberto, hai visto che hanno chiesto di chiudere, hanno dato comunicazione della chiusura di centinaia di conti sospetti, quindi vanno decisamente a passo sicuro verso una nuova strada di trasparenza. Va, fa parte di quella modernità che, alla quale la Chiesa si deve aprire. Sì. Ragazzi, noi ci vediamo. Che arriverà qualcosa anche a noi. Ci vediamo domani intanto. Arrivederci. Sì, grazie. La vedo domani. Dura, Marco. Ciao. Ciao. Arrivederci. Allora, torniamo sui quotidiani.